So che qualcuno gli era sfuggì che nella settimana Michael Jackson gli era ancora dei brani. E lunedì avevamo sentito Michael Jackson che cantava Smooth Criminal su Da Trieste fino a Zara, che gli era Da Trieste fino a Zara, impegnando la chitarra. E il giorno dopo avevamo sentito Black or White su Canta San Giusto. I vecchi brontola se i tempi cambiai, non se più maschere, non se carne vai. E il giorno successivo, siccome non bastava, abbiamo sentito anche Thriller su Trieste Mia. Se tanti anni che sono lontano di Trieste Mia. Non paghi della cosa, il giorno dopo gli era Beat It con La Cavalla Zelante. Ricordiamo, per chi non ha visto Gli Aspettando Macete dei giorni scorsi, Michael Jackson era un grande fan dei Pilate. C'ho una cavalla che cammina, lo sai. Io tengo una cavalla, non ci crederai. Io tengo una cavalla che zelante la se strassina. Cammina e andava avanti. Ma oggi andremo a vedere un lentone. Un lentone che si chiamava Heal the World, cioè cura il mondo. Cura il mondo è sempre stata un'idea di Quincy Jones, perché Michael Jackson, come sempre, come il suo solito, non si arrendeva e ha portato una sua melodia con una canzone triestina. E siccome Quincy Jones gli ha detto: ti devi smetterla di acciappare una canzone triestina e trasformarla sulle tue musiche. Michael Jackson ha finto di aver capito, infatti qua che ne ha inserite tre. All'interno di Heal the World, infatti, c'è Michael Moose e Tickle Tram, Marietta butta Zolpayon e Mandeghe la lista al diavolo, tutte in un'unica canzone per dimostrare l'amore che Michael Jackson aveva per la nostra città, e forse non escludo che sia per questo che non c'è più tra noi, perché qualchidun questa roba non gli andava a zo. Quindi sentiamo Heal the World in questa versione originale. Michael Moose, Tickle Tram, demo a servola domani. Tickle Moose, Michael Tram, dai su partimo, che là troveremo una pergola, ti giuro, la pergola. A servola manderò lista al diavolo. Sia 100, 200, 300, anche più. Sa che lui la paga, la lista lui la paga, sta lista poi che manderò. Butta zo e il paion che mi in strada dormirò. Butta zo quel paion, dai su Marietta. Che non con la chiave di quel porto Marietta, dai butta zo, e il mio paio manderò lista al diavolo, sia 100, 200, 300 anche più, sa che lui la paga, la lista lui la paga. Sta lista poi che manderò. Benvenuti a Macete di oggi, vergognatevi. Gomagna, sugheto con le sepe, senza bavarioli, e adesso con la camisa piena di macete.
Inghilterra e riaperture totali. Come sapete, in Inghilterra si è sparite completamente tutte le restrizioni e nonostante un aumento dei contagi sembra che Boris Johnson sia comunque tranquillo perché la sua strategia sta funzionando. E anzi, vogliamo proprio chiedergli delle informazioni a riguardo per sapere come è la situazione da un protagonista che la sta vivendo in prima persona. Benvenuto Boris Johnson. Buongiorno, bellissimo, bellissimo. Che meraviglia veramente tenere di voi, anche se i vostri giornali sono tanti monadi. Tanti monadi su di noi. Voleva che ci fermo remenade, ma noi non ci fermo remenade. Benvenuti a tutti, siamo qua anche oggi con l'onorevole Sandra Savino che si è venuta a trovarne, nonostante mi ha detto il telefono che era in un momento un attimino di difficoltà. Buongiorno. Buongiorno. Sono in impasse un poco. Sono un poco così perché sono di notogliata. Sono di notogliata perché abbiamo festeggiato. Forse Italia, abbiamo festeggiato, abbiamo bloccato il DDL. Sarà capitato anche a voi di bloccare una legge di merda. Allora, vi stai avvicinando un po' alla strategia iniziale, c'è l'immunità di gregge. Immunità di gregge, molto bella questa roba qua. Si dice che easy, anche che forse non si arriverà mai. Ma noi siamo ottimisti, che abbiamo fiducia e che abbiamo delle nuove regole homo e anche donne a tutti quanti. Cioè? Basta con quella moneta di vigilatesa, non aspettare, spudiche tutti per strada. Spudiche tutti. Perché così si infetta più facili. Sto spogliandomi. Mi non mi interessa niente. Ti registri mentre che mi stavo spogliando? Go un'idea per la prossima settimana. Non voglio che a ste robe. La prossima settimana è la settimana in cui Se mi spoglio bene. Comincio a essere contrario anche me. Allora, cioè, era una legge per dei diritti delle persone, non sai che adesso si deve festeggiare, cioè, PD che finisce che perda. Zan. Se si infetta più facile, arriva prima immunità di gregge. Benissimo, molto questa bello. Quindi l'immunità di gregge indotta dal spudarsi. Inatti. Chi sta male, non è che sta cagando. Che vado in giro e spudi. Non stare a casa, che sei peccato, sei sprecato. Lieta, ti dico la lieta novella. Fidati ancora di Renzi, lieta. Stiamo parlando. La vista. Sarebbe letta. Lieta, sì. La prossima settimana è la settimana in cui se le feste, se San Giusto, se i morti. Ti parla che mi... Gavè, per caso qualche altro metodo scientifico che stia applicando così in tutto il mondo potremmo seguirvi, visto che sei un po' un'anteprima, un'avanguardia dal punto di vista medico? Beh, queste cose quasi innovative che abbiamo fatto con i nostri scienziati, con i nostri luminari, che abbiamo pensato, siccome dicevamo anche tempo fa, che nostra regina immortality, perché sì, questa regina immortality, nostra regina, che se femo, cosa ne femo, la portiamo a vedere anche di sbuzzare il bracetto per fare qualche cosa. Alla regina. Sì, così ce l'abbiamo sangue e salviamo tutta l'umanità di inglesi. Se la sangue per tutti, per tutti, per tutti gli inglesi, tutti inglesi, per tutti gli inglesi. Lieta, va a fare il presidente dei coni, coniglieta, su Playboy, vergognati. E allora che si fermo? Portiamo regina in ospedale. Si ricordi che diceva Zendate regina in ospedale? Preoccupazioni. Tutti preoccupati. Era preoccupatissimo, immagino, della regina in ospedale. Mamma mia, come che ho finito i festini? Sono andato subito a trovarla e a vedere. E la regina la nega fregato ancora una volta. Non la aveva niente di niente. No. La Zendate perché voleva un pochettino svagarsi che aveva rotto le balle di Buckingham Palace. Sei morti, cioè non so che sei se arriva i morti, però sei la settimana che dopo che sei il giorno dei morti. E visto... Dai, palla, racconta. E quindi... Rotto le balle. In ospedale. Zendale in ospedale che poi zemmata per le polpette col purè. Ah beh, lei, un'eccellenza. Perché devo farmi portarmi le polpette col purè a casa quando posso andarmi a mangiare le polpette col purè in ospedale? Non la stava male, aveva fame. Ma le polpette col purè, dove vado, dove non vado, dove sei campioni di polpette col purè? In ospedale. Voglio vedere, per favore, dai, per favore. Signora, scherziamo. Come mai la vedo così alterata oggi, che è una giornata invece per voi positiva? Ma cosa arrabbiata? Di buonissimo umore sono! Sono di buonissimo umore!
ma questa roba del suo plasma non iperimmune, de più, no? Aveva un modo per estrarlo, come stai come facendo? Come estrarlo? Allora, che abbiamo provato con il solito modo di estrarlo, quella roba che si estrae con così, normale, che si tira fuori il sangue. Però purtroppo, Regina non ha pelle normale, non ha l'epidermide normale, perché ha un pochettino duretta, o se elastica, che non si riesce a usare, o se dura, che proprio si è spacalago. Così che dite Boris Johnson, Premier Ministro? Fazzami, che è importante andare incontro a mia regina. E allora ho detto, vado c'ho subito un attimo a casa, trappo un pneumatico con punte di 8. Ma come punta di 8 per una persona? Che abbiamo fatto con punte di 8, sono andato, la prima si è spaccata, ma è colpa mia che era punta per legno, dopo non avevo visto, guarda, si punta per legno. E non entrava? Come mai in un primo momento, quando si è parlato del DDL Zan, sembrava che fossi molti più voti a favore? Sembrava, parava, ma dopo no, perché volevano farci un tranello, perché? Volevano farci un tranello, cos'è? Io prima avevano scritto DDT Zan avevamo letto noi, perché avevano scritto maglia apposta, Zan vergognati, Zan tipo zanzara, abbiamo detto è DDT sicuro qualcosa, per eliminare i gay, gli LGBT, queste cose qui, che hanno tutti quei nomi, basta! Con la L, con la G, con la B, con la T, datemi una L, datemi una B, datemi una G, datemi una T, cosa siamo? Io ragazzi pomponi in politica, basta! Vergogna! Mi sto un poco pentendo. Pensimi come la tua mini minoprio, pensimi come la tua mini minoprio mentre te fai questa roba. Se punto per cemento spaccare anche quella, punto per cemento armato, tutto sburto zendato. Benissimo. Finalmente, adesso che abbiamo zuccato fuori un poco di qua là, e la zacca ieri che ho detto, regine, ti vuol che ti faccio due busetti nell'orecchio che i tuoi zeveci si sono chiuso? Allora che ho detto, ma sì, dai, fa due busetti. Punta di 8, ho detto, perché fare un buso di qua e un buso di là? Quando potremmo risparmiare e fare un buso oltre per oltre. Allora oltre la testa della regina. Oltre per oltre, che ho messo di qua e di qua, 2-6 per muro, adesso che sta sore veramente, ma più bella ancora di Oricini, laga. Beh, come la sta? Benissimo, adesso la sto porta tende, Drio. Alle ultime elezioni, all'ultimo momento, quando era il momento del ballottaggio, la terza, per favore, d'improvviso ha deciso di star col PD, quindi con la sinistra. Come la GA ci appada questa cosa? Allora, rimango tranquilla e glielo dico sottovoce, con calma. La terza! Vergognati, la terza! Cosa fare? Dare la stampeglia a quelli del PD, per favore, la stampeglia al PD, la terza, ti aspetto in scalo legnami, che ti legno, altro che scalo legnami. Adesso la sta porta tende di Drio, che la porta cazzo di suoi bei capei, se il porta tende, molto bene, sta benissimo, contentissimo, mega dito. Allora, mie mini minoprio, volevimo informarvi che prossima settimana, visto che sarà il consueto ponte dei primi di il primo di novembre, detto anche il ponte dei morti, noi chiameremo quei tre giorni là de... Vai, continua, che sta venendo bene. Però, l'amica ditto, mica ho fatto l'amica ditto, ma se ho fatto mica sono regine, l'amica ditto. Non posso farghi anche a mio ministro. E lei cosa ha risposto? Non lo so. Regine, forse è meglio di no. Qualche dubbio su questa roba qua. Mi consulto con il nostro CTS che ho detto a me. E l'ha guardato il CTS che ha detto CTS. CTS che ha capito. E allora ella ha detto adesso ti sbuso mi dove che decido. La terza, te cavo io ci rimettono gli ovetti Kinder. La terza. T'aspetto. E la che ha deciso e la dove che far busi. E la che ha fatto un po' di busi vicino dove che era da busi. La che ha detto perché allontanarsi e non far altri. Adesso quando che vado in bagno non è che proprio faccio una roba normale, perché faccio topping, è una roba bellissima. E buon appetito a questi tutti, buon appetito. Se pensa molto bello, dal primo ministro inglese. Viva la regina. Un siamo lord. Come un scolapasta sono diventato. Veramente, un scolapasta, molto veramente bello. Un lord. Avere queste informazioni de eleganza. Quei tre giorni là de vacanza, de ponte, detto anche il ponte dei morti, lo chiameremo anche noi ponte dei morti, ma lo tradurremo in inglese, si chiamerà Bridge of the Dead, bell. Una sorta di roba zombie. Ti piaci? Quindi preparevi, perché la prossima settimana, nonostante se giorni di festa, noi saremo comunque online con Macete, saremo in onda con Macete, siamo mica anche online con Macete, e sarà tutto un poco come che era Macete Summer, però in tema
Bridge of the Dead. Che casto che sono, che casto. Che casto. Solo noi, solo noi, la regina e la gavema, solo noi, solo noi, canti che ti, e la vecchia la gavema, solo noi, solo noi, scola pasti la gavema, solo noi. Solo noi, viva l'Inghilterra! Viva l'Inghilterra con l'entusiasmo che contraddistingue il primo ministro inglese. Noi vi salutiamo, buon proseguimento di Macete. Mi sembra di capire, signora Savino, che lei sta chiedendo un incontro pacato ed educato pacato. Con Riccardo la Terza, se non sbaglio. La Terza, sì, pacato! Perché ti do tante quelle pacche che ti faccio nero! Voglio vedere dopo questa cosa dell'uguaglianza come ciappa, voglio vedere, no, per favore! Sicuramente non ciappa. La Terza, t'aspetto, signora Savino. Questo sì. Che lei l'ha appena lanciato, lo definirei un invito, un messaggio o come? La Terza, sai cos'è questo? Ultimatum. La Terza. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole. Se ciò di Rosini. Ah, Forza Italia, abbiamo festeggiato per via del DDL e Zang. DDL e Zang, 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 Zang. Che perda, zan 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 zan, lieta, lieta. La lieta novella, lieta, lieta, ti dico la lieta novella, lieta. Che lieta. Lieta, vabbè. Lieta, vai a fare il presidente del CONI. CONI lieta.
Coniglieta! Su Playboy! Vergognati! Voglio badare, voglio. Come sveglia? Si è incazzata? Perché voglio vedere voi? Il laser è buonissimo umore. Sono arrabbiata, sono muore. DDT avevano scritto, DDT per i gay avevano scritto. DDT Zan, pensavamo che fosse una cosa, uno spray per eliminare i gay. Tipo il Baigo. DDT, pensavo Zan tipo Zanzara, abbiamo detto Zan. DDT.